finalmente lo conosco. Quando finisce la batteria fai il modo di chiamarmi che l'ho messo a ricaricare. Presidente, per meritonline.it, ultimi giorni di campagna elettorale, lei qui a Reggio, i sondaggi la danno in forte ripresa se non addirittura in vantaggio. Dicono che ci sia oggi un sondaggio della Pragma, però non so se si possono dire queste cose. Comunque io non sono mai fidato dei sondaggi, quindi anche se mi dessero in vantaggio li rinnegherei, perché in Calabria non si possono fare sondaggi. Ecco, al di là dei sondaggi qual è la sua sensazione politica allora? Ma mi pare che il quadro sia chiarissimo, Scopelliti vincerà in questa provincia. E nelle altre quattro? E nelle altre quattro, e perde in tutte e quattro. Questo non posso dire una cosa che poi sarebbe smentita fra quattro giorni dai fatti. Non è che io sono nell'urna, ma la tendenza è questa qua. E non c'è il minimo dubbio che sarà così. Esiste una questione Callipo o no? Oppure Italia dei Valori? Guardi, Callipo alla fine ha preso gusto alla politica. Uno contrae il virus, non lo puoi tenere. Oggi naturalmente sta facendo il gioco della destra, ma della destra dalla quale proviene, perché lui ha cercato di candidarsi con Fini, non ci è riuscito, poi è andato al congresso costituente del PDL con Berlusconi, è andato là e poi ha deciso, visto che là non c'era spazio, perché era già stato più o meno scelto Scopelliti, è andato ai DV. Se il DV avesse detto no, sarebbe andato dall'altra parte. Ecco, voleva farlo, punto. Domani arriva Di Pietro qua a Reggio, faremo la stessa domanda. Ma Di Pietro utilizzerà il voto disgiunto secondo lei? No, assolutamente non può farlo. E poi, insomma, diciamo la verità, no? Guardi, Di Pietro c'entra poco in questa scelta. La scelta di Callipo è di De Magistris, però non ha importanza. Alla fine l'ha avallata anche lui, anche a Fini, dalla polemica interna che era prima del congresso. C'era prima del congresso, non potevano dividersi. Adesso basta perché... Va bene, grazie. Grazie Presidente. Arrivederci. Buonasera amici e cittadini della provincia di Reggio Calabria. Stasera siamo qui, in chiusura della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali del 28 e 29, a condividere con Agazio Loiero, Presidente, e tutti i candidati, ancora una volta il programma politico della coalizione di centro-sinistra, per non dividere la Calabria.